Ciao a tutti amici, bentornati sul canale. Il video di oggi sarà particolarmente veloce. La prima cosa che vorrei dirvi è che in questo mese di primavera il giardino ha subito veramente tanti cambiamenti. In primis ho migliorato la disposizione delle piante. Scusate il rumore in sottofondo. In primis ho migliorato la disposizione delle piante utilizzando delle travi di legno. In questo modo sono riuscita a sopraelevarle in modo che circolasse molta più aria, che le radici respirassero meglio, e sono anche riuscita a guadagnare molto più spazio nel giardino, in quel piccolo lembo di terra che mi appartiene tra virgolette, perché è in affitto alla fine. Inoltre, come vi avevo detto nel video precedente, ho messo a germinare diversi tipi di semi e quelli che sono germinati fino ad adesso, dopo aver subito una stratificazione di 4 mesi, sono stati il pino nero e adesso stanno iniziando anche i pini bianchi. Inoltre anche l'acerotro purpureo è completamente esploso. In molti mi hanno chiesto perché una stratificazione così lunga. Che cos'è la stratificazione? La stratificazione è una tecnica che fa sì che il seme finisca la sua dormienza. Spiegato malissimo, insomma. Allora, in cosa consiste? Noi prendiamo i semi, li mettiamo all'interno di un sacchettino con un po' di sabbia e li teniamo umidi e li teniamo poi nel frigorifero per 2, 3, 4 mesi a seconda anche della specie di appartenenza del seme. Per esempio, un pino bianco o un pino nero avranno bisogno di una stratificazione di circa 2, 4 mesi, quindi abbastanza veloce, mentre per esempio la Stevarsia monadelfa ha bisogno di addirittura 2 cicli di stratificazione. Ha infatti bisogno di superare un periodo molto lungo di freddo, un altro altrettanto lungo di caldo e di nuovo uno freddo e poi uno caldo, sicché c'è bisogno di molto più tempo per far sì che il seme abbia l'input di dire ok, è il momento giusto per nascere. Questo periodo di stratificazione, come vi dicevo prima, dipende da seme a seme, non è uguale per tutti, ma di base quando andate a comprare un seme vi dicono che più o meno dovete fare un 2-4 mesi. Io, avendo raccolto la maggior parte dei semi in autunno, fine estate, inizio autunno, ho poi iniziato a stratificarli a novembre, quindi ho preparato tutte quante le bustine, ho messo all'interno un po' di sabbia, semplice sabbia d'acquario, non mi potevo permettere altro, diciamo così, non ho trovato veramente altro, e poi le ho messe in frigorifero e ogni tanto, tipo ogni 2-3 settimane, controllavo che la sabbia rimanesse un po' umida. Mi sono posta anche il problema di quest'umido nella sabbia. Ho pensato, magari se c'è troppo umido poi il seme marcisce e quindi creo confusione, e invece devo dirvi che non è successo così. Sono stata particolarmente attenta all'umidità presente nel sacchettino di plastica e devo dire che a distanza poi di questi 5-6 mesi alla fine i semi stanno rispondendo molto bene. Vi posso assicurare che la stratificazione è un momento molto importante, perché si va appunto a rompere quel momento di dormienza, a svegliare sostanzialmente il seme. Però se volete avere più successo poi con la germinazione dei semi, vi consiglio calorosamente di farla. Io per esempio l'anno scorso non ho fatto nessun periodo di stratificazione e gli unici semi che mi hanno germinato sono stati appunto quelli della Pseudocydonia sinensis. Ora vorrei rispondere a una delle domande che mi erano state fatte su Instagram. Avevo fatto io un box apposta tra le storie e ho ricevuto 5 domande, però appunto colgo l'occasione per rispondere. Matteo mi chiede: ciao Giorgia, hai mai fatto delle talee o margotte di acero? Margotte no, lo dovevo fare quest'anno di un ciclamino di acero tridente, però non l'ho fatto perché sono arrivata troppo tardi, diciamo, nel produrre la margotta, nel farla, sicché ho detto ho perso quel momento catartico e allora non l'ho più fatto. E adesso la pianta comunque sta bene, devo cambiarle il vaso perché vedo che le radici stanno veramente uscendo da ogni foro. Mentre le talee le ho fatte l'anno scorso, ho fatto anche un video a riguardo se è meglio propagare per seme o per talea, spiego le varie differenze, ve lo lascio linkato qua da qualche parte. E quindi sì, tendenzialmente prediligo fare le talee piuttosto che riprodurre da seme. Ho fatto in particolare le talee di acero desogio e sangokaku e di acero taiwanese, però spero questa quest'anno di fare anche, oltre quelle di desogio, anche di acero shishigashira. Vediamo se ce la facciamo, perché come sapete lo shishigashira ha degli internodi veramente corti ed è molto difficile propagarlo per talea. Non impossibile, si può fare chiaramente, però di solito anche per esempio in Giappone propagano per margotta. La propagazione per margotta inoltre ha diversi benefici. In primis è che si ha già una pianta particolarmente cresciuta e inoltre, riproducendo
partendo da Margotta, proprio dove si fa il, diciamo, dove si fa il taglio per la Margotta, si vanno già a creare delle radici che sono perfettamente radiali, che quindi andranno poi a creare un ottimo nebari. Si risparmia veramente tanto tempo riproducendo per Margotta rispetto che a Thalia o rispetto addirittura al seme. Altra domanda da un altro Matteo, mi chiede, visto che è diverse azalee bonsai, che tipo di esposizione gli dai in questo periodo? È vero, ho diverse azalee, le kurume in particolare sono in fiore adesso, le sazuki arriveranno molto più tardi, però in questo momento non mi sto preoccupando particolarmente dell'esposizione, in quanto il mio giardino prende veramente poca luce, cioè non è in pieno sole tutto il giorno, ma ha al massimo 4 ore di luce, forse a dire tanto, sicché poi va veramente in ombra da mezzogiorno in poi. Quello che mi preoccupa particolarmente in questo periodo è il calore. Dato che le piante stanno producendo nuova vegetazione, assorbono molta più acqua e quindi hanno bisogno di più acqua all'interno del vaso. Inoltre, facendo caldo, diciamo che il substrato si asciuga molto più velocemente rispetto che in autunno. Quindi stiamo particolarmente attenti all'acqua più che all'esposizione, mentre tra pochi mesi poi, in una parte del giardino che ho riservato alle caducifoglie, andrò a posizionare una rete ombreggiante, perché quando inizierà a fare veramente tanto caldo ci sarà veramente il rischio che le foglie mi si brucino. Quindi se hai qualche azalea fatta bonsai, comunque in generale, per il momento non ti preoccupare dell'esposizione, però magari in estate vai ad utilizzare una rete ombreggiante. Ricordiamoci che comunque le azalee sono piante da sottobosco, quindi prediligono il fresco, l'umido, un ambiente che magari in Toscana non si riesce a trovare perfettamente. Edward, un mio ex compagno del liceo, mi chiede qual è la tua pianta bonsai preferita, e sai che è una domanda a cui ho pensato veramente per tanto tempo, ci penso anche tutt'oggi, cioè praticamente almeno una volta al giorno mi pongo questa domanda, e la verità è che non so rispondere, perché diciamo coltivando così tante piante ognuno di loro ha le sue diverse esigenze e quindi ogni loro peculiarità, ogni loro esigenza le rende speciali e uniche. Ci sono quelle che effettivamente mi danno più soddisfazioni rispetto ad altre, per esempio le caducifoglie sono secondo me molto più soddisfacenti rispetto alle conifere. Ho pochi ginepri, i ginepri per esempio non mi piacciono così tanto, però ne ho bisogno per imparare determinate tecniche. Uso la domanda di Ugo per aprire un altro discorso. Lui mi chiede quanto si guadagna a lavorare in rete. Grazie. Grazie a te per la domanda, Ugo. In realtà io avrei appena superato la soglia dei 1000 iscritti. Superati e raggiunti questi obiettivi, YouTube ti abilita alla monetizzazione. Vorrei ringraziarvi veramente per seguirmi, io non me l'aspettavo minimamente, però ecco, vorrei dirvi che appunto avendo raggiunto questo obiettivo, se riesco a guadagnarci anche 20 euro al mese, ok, grande, lo investo poi sulle piante, non è che faccio chissà che cosa. Però dall'altra parte YouTube non è il mio lavoro principale, il mio lavoro principale invece è lavorare al mercato dei fiori. Qui in Toscana c'è un mercato molto grande e io sono la responsabile del reparto piante. Strano. Proprio riguardante l'azienda per la quale lavoro, vi vorrei dire che sarò presente all'Euroflora da sabato 23 fino all'8 maggio, quindi per tutta la durata della fiera, nella zona del mercato. Strano, eh? Quindi se volete venirmi a trovare, magari conoscermi di persona, magari avevate già intenzione, così magari un motivo in più per fare un passaggio. Detto ciò, ragazzi, io vi ringrazio di aver seguito anche questo video. Se volete ci vediamo a Euroflora, altrimenti ci vediamo in un prossimo video. Ciao!